Di associazioni agropolesi ha organizzato questa mattina presso il porto turistico agropolese la posa sui fondali di una natività creata per l'occasione dall'artista Antonio Guida. Imbarcazioni accessibili anche ai portatori di disabilità si sono rese disponibili gratuitamente per accompagnare cittadini e turisti per assistere a questa singolare iniziativa. Il giorno da Natale, proprio perché siamo abbastanza credenti, abbiamo deciso di mettere questo presepe in mare che è da Agropoli manca. Siamo riusciti a coinvolgere oltre l'associazione mia Scuola Subriochi, Subumania, che è l'altro centro subacqueo che sta qua, Nicola del Parasail con le barche sue, Marzio di Vela Dream e gli altri operatori portuali, più l'associazione Aleotis che si è creata da poco, diretta da Spira. E poi dobbiamo ringraziare Andrea Guida, che purtroppo ce l'abbiamo molto sconosciuto, che è colui che fa le ceramiche ad Agropoli, che gli ha fatto un presepe che è degno del nome suo. Il presepe andrà messo in una profondità di 14 metri. Stiamo provando a fare una cosa stamattina che non è mai stata fatta in Italia, una diretta subacquea, che fino a ora l'ha fatta solo la Rai. Ora vediamo se ci riusciamo pure noi stamattina, la facciamo in diretta su Facebook. Dove è possibile vederla questa diretta? Sulla pagina Facebook del Diving Yoga di Vincenzo Borrelli, che va là in diretta streaming per tutti. L'obiettivo è quello di far crescere ad Agropoli il turismo subacqueo, che qua manca troppo e troppo viene sottovalutato, che il turismo è più importante, soprattutto perché Agropoli ha come cartolina il mare e il porto. Poi c'è anche tutto il resto, è l'unico evento di Natale che viene fatto a mare. Anna Rita, ovviamente i fondali, come diceva Enzo, insomma, è importante promuovere anche un turismo subacqueo, tant'è che tu sei un'appassionata, ti sei innamorata dei fondali marini e insomma ti immergi spesso, e oggi è anche l'occasione per, ecco, visitare ulteriormente i fondali e insomma, depositare questo bellissimo presepe di ceramica fatto da Antonio Guida. Sì, io sono innamorata di questo sport, credo che sia lo sport più bello del mondo. Al di là di quello, noi abbiamo dei fondali meravigliosi ad Agropoli, con delle prerogative, delle caratteristiche tipiche che sono, diciamo, tutto a vantaggio di questo sport. Fondali bassi, abbiamo relitti, abbiamo praterie di posidonia, flora, fauna, c'è di tutto, e bisognerebbe implementare un po' il turismo subacqueo, che è un turismo fruibile 12 mesi all'anno, quindi potrebbe essere un'alternativa validissima alla stagione estiva. Bisognerebbe fare qualcosa in più. Speriamo che l'amministrazione colga, perché ne abbiamo parlato spesso. Abbiamo bisogno di fare un po' di pubblicità, perché abbiamo tutto, abbiamo un porto meraviglioso, mancano alcuni servizi qui, ma in sinergia con gli operatori portuali si può fare, perché noi sappiamo quello di cui abbiamo bisogno. Qual è l'emozione e la sensazione che si prova quando vi immergete sott'acqua, anche d'inverno? Ecco, sottolineiamo questo. Allora, io parto dalla muta. Io credo che prima o poi brevetterò un profumo al neoprene, perché per me questo è inebriante, il profumo della muta è inebriante. E la sensazione, innanzitutto, io a questo sport devo il superamento di tante paure, il fatto di entrare in un mondo che non è il tuo.
e respirare sott'acqua credo che sia come volare, no? Il sogno un po' di tutti, e il silenzio, e accostarsi sempre con il dovuto rispetto sia per l'ambiente che per il mare, perché non è il posto nostro, quindi dobbiamo andarci sempre, andare sott'acqua è bellissimo. Noi siamo agropolesi, siamo nati con i piedi nell'acqua, quindi io vorrei che tutti sperimentassero, per me è gioia, io lo dico sempre, andare sott'acqua per me è gioia, gioia. Bene, allora Kevin, una tua dichiarazione prima di questa importante immersione, questa mattina 23 dicembre, ore 9:30. Allora, sono onoratissimo di partecipare a questa manifestazione. Come ha già detto Anna Rita, questi posti sono meravigliosi e poter mettere una statuina del genere in acqua può solo dare un valore aggiuntivo a ciò che già c'è di bello in questi litorali. E magari avvicinare un po' di più le persone in modo da sensibilizzarle a non buttare magari la spazzatura in mare. E sarà che qui, non lo so, sono tutti attenti, ma qua sotto non abbiamo mai trovato niente del genere. Però poter far partecipare le persone a immersioni subacquee porta un po' di coscienza, nel senso che le persone dopo diventano più sapienti, capiscono cosa c'è sotto. Quando per esempio buttano qualcosa in acqua, di pensarci una volta in più, perché poi ci sta il presepe e tante altre piccole cose, tante creaturine subacquee, e si capisce quello che si va a distruggere quando per esempio pescherecci, queste cose qua passano sotto costa, c'è da dire anche questo. E poi Vincenzo fa partecipare anche i disabili, e in acqua si possono superare tante, tante piccole difficoltà, quindi è come se ci desse l'opportunità a tutti di poter riconquistare delle libertà che magari abbiamo perso, anche a livello di stress, diciamo così. Ecco. Perché questi fiori? Allora, i fiori sono offerti da Anna Maria, dal girasole, un'amica del diving, un'amica mia, per la Madonna, giù c'è la Madonnina per l'evento, per la Madonna del subacqueo. E per la Natività. E per la Natività. Buon Natale! Oh, salutiamo!